Buonasera a tutti da Marco Grilli, benvenuti a una nuova puntata di Grilli per la testa. Oggi faccio lo spelling quasi. Martedì 3 aprile 2018, siamo su Radio Science. Che dire, intanto per cominciare il solito saluto a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto al grande Ugo Moreno in regia. Ciao Ugo, ben ritrovato. Ciao Marco, ben ritrovato anche a te, ti ringrazio e ovviamente spero che tu abbia passato una buona Pasqua. Immagino di poter rispondere di sì, serena e tranquilla, spero altrettanto voi a casa, in famiglia, viste le ultime movimentazioni. Salutiamo con affetto e sempre grande riconoscenza Alviano Appi, che è qui con noi in studio. Buonasera a tutti e sempre grazie dell'invito, Marco. No, grazie a te perché è la seconda settimana di fila che mi permette di fare il terzo rispetto a me stesso. Abbiamo improvvisato questa specie di salotto, per cui potendo fare a meno di ospiti che magari si attirano un pochettino in qualche caso, abbiamo deciso di fare in modo che fossi ospite di me stesso. Allora Alviano si presta a fare il co-conduttore e praticamente mi dà le imbeccate, così ci divertiamo di più. Allora, Bene, allora guarda, la cosa con cui volevo parlare con te oggi, Marco, è un poco è passato un mese dalle elezioni praticamente un mese, politiche praticamente un italiane, un mese sì, mese, sì. giusto? E quindi adesso iniziano, sono stati eletti i presidenti delle due Camere, ma iniziano le consultazioni perché ci troviamo veramente in una posizione di stallo, in scenari che cerchiamo di capire con te che sbocchi possono avere, ammesso che ci siano degli sbocchi. Quindi, che cosa succederà tra poco, domani? Che cosa dovrebbe avvenire? Allora, possiamo citare la fonte, il Messaggero Veneto si è peritato di riportare per filo e per segno praticamente il calendario degli incontri tra il 4 e il 5 di aprile in Quirinale. Perché cosa succede? Adesso per la formazione del governo, per coloro i quali ancora non fossero a parte di come funzioni la cosa, i rappresentanti, e questo è più un uso che una disposizione costituzionale, salgono al Quirinale a parlare con il capo dello Stato per trovare la quadra sulla formazione del governo, posto che spetti solo e soltanto al capo dello Stato, quindi al Presidente della Repubblica Italiana, di formalizzare l'incarico a un Presidente del Consiglio incaricato per un mandato che possa essere esplorativo, cioè sostanzialmente che consenta di capire se vi siano i margini per la formazione di un governo e per la sua fiducia presso le Camere, o che sia un mandato per il quale comunque mediamente il Presidente del Consiglio dei Ministri entrante ha, diciamo, una riserva di 10 giorni per la formazione del governo e la sua proposta alle Camere, salvo poi ottenere la ratifica da entrambe le Camere e iniziare il lavoro del governo, così come viene chiamato, diciamo gergalmente. Quindi il presidente Mattarella dovrà conferire l'incarico a qualcuno che mediamente, secondo i ragionamenti che vengono fatti allo stato attuale delle cose, dovrebbe essere il leader dello schieramento che si è risultato il vincente alle ultime elezioni politiche. Anche se diciamo non è facilissimo capire questa cosa perché c'è un vincitore, diciamo, di una coalizione e c'è un vincitore di un unico partito. Non sarà neanche questo tanto facile, No, Marco, guarda, capire. l'unica cosa che abbiamo capito abbastanza facilmente, e questo grazie in un certo senso a uno slancio di onestà intellettuale da parte di Maurizio Martina, che è il reggente del Partito Democratico, e che il Partito Democratico ha preso una batosta di quelle mostruose. Poi potremmo anche andare ad analizzare le ragioni di questa cosa, ma sostanzialmente è il partito che sicuramente è uscito più sconfitto di tutti. Viceversa, all'interno, e questo parliamo anche di coalizione del centro-sinistra, è stata letteralmente spazzata, perché Certo.
soltanto grazie ai ripescaggi, cioè dei voti in pratica di i resti cosiddetti dovuti alla normativa nata con la nuova legge elettorale, che è uno scempio giuridico fondamentalmente, io sto lo dico senza tema di essere smentito, lo stanno dicendo tra le altre cose, una legge che non come dire, non esito a definire incostituzionale, se non nella sua lettera, sicuramente nel principio. Certo, e anche qui potremmo aprire un altro discorso. Beh, possiamo dire comunque una roba gravissima che va ricordata, cioè viene tolto un poco agli elettori la possibilità, un poco, in una maniera rilevante, agli elettori la possibilità di eleggere delle persone che loro desiderano e non dei nominati. Non solo, prima di tutto. Diciamo che toglie anche... Poi potremmo ragionare sulla congruità di questo genere di decisione, ma toglie anche la possibilità non solo alle figure singole di essere, come dire, di essere rappresentative del desiderio degli elettori, ma addirittura anche alle formazioni politiche, perché con la soglia di sbarramento al 4%, molti sono rimasti fuori, addirittura sono rimaste fuori moltissime liste direttamente alla raccolta firme. Ah sì, beh certo. Perché tutte le liste non già presenti come rappresentanza in Parlamento hanno dovuto raccogliere le firme per poter essere presentate alle elezioni con una lista che doveva essere anche lì congrua in numero di candidati per poi presentarsi al giudizio degli elettori. Esatto. Perché parlo di 4%? Perché fondamentalmente i rotti sono tra il 3 e il 4. Il 3 sarebbe lo sbarramento. Sì, esatto. Ma se ti avvicini al 4 è una speranza del successo, per esempio, all'EU. Liberi e uguali. Liberi e uguali ha preso i resti. Infatti Boldrini e Grasso sono entrati con i resti, perché erano fuori matematicamente. Sì. Dirò di più, in seno al Partito Democratico, la Serracchiani, presidente uscente della regione Friuli Venezia Giulia, era fuori. Micaela Biancofiore di Forza Italia era fuori. Sgarbi, che ha preso una battostata nello stesso collegio elettorale di Acerra con Di Maio, è stato letteralmente asfaltato, era fuori, è entrato con i resti anche lui. Per non parlare di casi di onorevoli che lo erano e poi non lo erano già più perché hanno fatto il conteggio dei voti anche in funzione dei resti. Quindi è successo un macello. Ma poi la stessa Lorenzin e il ministro dell'interno Minniti, ci sono tanti nomi. Nomi pseudo illustri, nel senso che sono nomi noti alle cronache, non necessariamente illustri per autorità o autorevolezza, meglio ancora. Ma che comunque erano nomi nuovi, nomi non nuovi e nomi estremamente noti al grande pubblico. Sì. Quindi i giochi sono un attimino complicati adesso. Tornando a bomba, al discorso introduttivo, come si fa a formare questo benedetto governo? Ci vuole un leader riconosciuto da tutte le forze politiche, quantomeno la maggioranza, perché comunque da queste elezioni cosa è successo? Cosa è emerso? Non è emersa una maggioranza chiara, netta, perché nessuno è arrivato a conseguire quello che è il cosiddetto premio di maggioranza, che è stato studiato, e anche qui possiamo aprire innumerevoli discussioni, per garantire la governabilità alla nazione nell'arco del quinquennio di durata della legislatura, e quindi partire non dal primo giorno, perché avere un governo al primo giorno della nuova legislatura è impossibile, visto che il primo atto dovuto è la nomina dei presidenti delle Camere per garantire il funzionamento. Certo. Già che noi viviamo in una repubblica parlamentare, è il Parlamento che ha la centralità e che, stando a quello che è il neo presidente della Camera dei Deputati, è quello che deve recuperare la propria centralità rispetto agli usi e costumi del recente passato. Una delle batoste, che è quella clamorosa del PD, si deve anche al massiccio utilizzo di decretazione d'urgenza. Esatto. In luogo del procedimento legislativo tradizionale.
anche in presenza di, cioè quindi un'assenza di dibattito in Parlamento, anche in molti casi, e questo era successo anche durante i governi Berlusconi, in cui c'era una chiara maggioranza che però doveva andare alla conta, perché altrimenti certe cose non sarebbero passate. E qui torniamo all'utilizzo dello strumento della fiducia per i progetti legislativi. Quando tu poni la fiducia, sai che ti stai esponendo al rischio di caduta del governo. Quando tu poni la fiducia a una legge o un provvedimento, sostanzialmente cosa succede? Succede che nel momento in cui non dovessi avere la fiducia in una delle due camere, cade il governo, si va alle elezioni matematicamente. Sì. Ma il PD si è giocato sempre queste carte con lo spauracchio, sostanzialmente, di dover chiudere anzitempo la legislatura, perché parliamoci chiaro, lì è prevalso l'interesse personalistico della gran parte dei deputati della cosiddetta maggioranza, esatto, non del benessere degli italiani, e questo è fuori di dubbio. Quindi la punizione è arrivata puntualmente. Adesso stiamo a vedere. Però in tutto questo ci sono molti vincitori morali dal proprio punto di vista. Sì. In realtà le formazioni vincitrici sono solo due, a ben guardare. E hanno creato una divisione abbastanza netta, anche perché si sono create anche delle crepe all'interno degli schieramenti in questo modo. Si è creata una crepa, l'ennesima crepa all'interno del centro-sinistra, perché chiaramente il PD, che era il partito maggioritario, ha preso una legnata, come si suol dire, abbastanza evidente e più che clamorosa. Perché nel centrodestra la Lega è letteralmente no emersa, ha fatto l'equivalente della spinta d'emergenza di un sommergibile, cioè è uscita fuori con tutto al prua, fondamentalmente, perché è arrivata a spaccare il 19%. E il Movimento 5 Stelle è il vero vincitore delle elezioni, perché da solo ha consuntivato oltre il 32% dei consensi, esatto, nel globale, in alcune regioni è andato anche ben oltre. Tra le altre cose segnaliamo che dal centro-sud i collegi uninominali, tranne un caso in Puglia, se non ricordo male, sono andati, no, in Abruzzo, un caso in Abruzzo, sono andati tutti al Movimento 5 Stelle, c'è, che è un grandissimo segnale dal punto di vista politico. Per cui l'Italia in questo momento risulta curiosamente frazionata a metà, tra il centro-nord o nord al centro-destra, che è una coalizione che io continuo a definire non coalizione, e il centro-sud al Movimento 5 Stelle, con punte di centro-destra. Sì. Quindi la situazione qual è? Nessuno ha superato il 40% per ottenere il primo diciamo, gradino della soglia del premio di maggioranza. Scusate, ma ho un po' di costipazione, quindi non mi aiuta a respirare bene, quindi ogni tanto mi incastro. E quindi il problema si pone perché? Perché Salvini è di fatto, almeno di nome, di fatto, scusate il bisticcio concettuale, ma di fatto, perché le percentuali sono quelle, certo, di nome, perché il buon Berlusca è ancora alle spalle che soffia. Tra le altre cose ha presentato istanza alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per essere riabilitato in modo da potersi ricandidare, e qui siamo alle soglie veramente del surreale, ma questo è un altro discorso. Salvini quindi il leader del centrodestra, e a suo dire quello che più di tutti merita il conferimento dell'incarico di governo, in quanto leader del centrodestra, che è la forza che ha riportato la maggioranza dei voti. Certo, le somme danno il 37, per cui quasi il 38%. E fin qua questa logica numerica non presenterebbe, come dire, alcuna possibilità di essere smentita. Sì, i numeri sono freddi. Sì, siamo d'accordo. Peccato però che all'interno dello schieramento il frazionamento si comincia a sentire, e poi torneremo al discorso dell'elezione dei presidenti delle Camere. Viceversa, il Movimento da solo praticamente ha ottenuto
il doppio dei consensi della sola Lega. Mm. Il movimento è arrivato al punto del 38%, quindi l'ha sfiorato il 40%, mm. non lo ha ottenuto. Cosa significa questo? Che tecnicamente la vera forza vincitrice delle elezioni è il Movimento 5 Stelle e quindi Di Maio reclama per sé il diritto di provare a formare un governo che peraltro lui ha praticamente già presentato come squadra. Sì, perché una vabbè, cosa irrituale diciamo, esatto. Però anche con un certo significato nei riguardi dei cittadini italiani per la prima volta, cioè è vero che siamo un partito nuovo, però abbiamo intenzione di farvi vedere che facciamo le cose sul serio. Hanno presentato esatto. delle persone allora, competenti negli specifici campi. Punto 1. L'ha detto e l'ha fatto. Aveva promesso che anzitempo rispetto alla data del voto si sarebbero conosciuti i nomi dei potenziali ministri del suo potenziale governo. Sì. L'ha detto e l'ha fatto, come molte altre cose. B. Siccome il movimento era stato tacciato di essere formato da gente illetterata o, peggio ancora, incompetente, non so alla fine quale sia la peggiore delle due cose, ma comunque, lui ha presentato una lista di ministri che sono fondamentalmente, a parte tre casi in pratica, tecnici. Sì. E sono cattedratici che però a quanto pare hanno mantenuto il contatto con diciamo, la filiera produttiva e la filiera comunque economica, non semplicemente gente che è rimasta dietro la scrivania a fare insegnante o sì. docente universitario. Sì. E fin qua anche ha, come dire, smazzato sì. tutto quello che è il credo nei confronti del movimento. Anche se si può dire, Marco, un poco che quanto a numeri di laureati, probabilmente il Movimento 5 Stelle era comunque davanti a tutti gli altri sì, partiti. Sì, questa cioè, è un'altra considerazione. Perché sui giornali vengono date delle notizie, sì, questi qua sono nuovi, sono incapaci, sono impreparati, dopo vediamo sì. che i preparati fanno le leggi che vengono respinte. Sì, non solo, ma vengono respinte perché oltre a essere respinte con i piedi, o peggio, fondamentalmente non rispondono a logiche di interesse pubblico. Bravissimo. Ma rispondono a logiche di lobby o peggio ancora di singole entità. Mm. Qua la letteratura su Berlusconi sarebbe lunga come l'anno della Fanni, per esempio. Ma non è molto diverso anche il caso, pur mascherando il tutto con interventi necessari a salvare posti di lavoro, delle recenti disposizioni del PD. Vogliamo dirne qualcuna, per esempio la legge sui vaccini, sì. e qua dovremmo aprire un altro discorso molto spinoso, sì. ma rimaniamo al discorso elettorale adesso. I decreti sulle banche, i salvabanche, sì. che hanno prodotto dei mostri fondamentalmente, in tutti i sensi. Intanto i cittadini si sono dovuti alleare tra di loro per vedere tutelato il proprio interesse. Quindi tutti quelli che erano i correntisti o gli investitori delle banche che sono stati turlupinati dagli istituti di credito virtualmente già falliti da un pezzo, sì. che il governo ha provveduto a rimettere praticamente in sesto e in pista, facendoli aggregare, assorbire, dicesi fusione per incorporazione. Sì. Per cui ha letteralmente regalato delle banche e dei correntisti a banche più grandi che le hanno pagate un'inezia e tra le altre cose hanno creato la cosiddetta bad bank, cioè quell'istituto bancario praticamente virtuale al quale conferire tutte le passività e tutti i crediti in sofferenza. C'è. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Vabbè, torniamo a noi. Presidenti delle Camere. Ed è stato il primo step, sì. quello che dovrebbe essere, secondo qualcuno, in polemica l'imprinting della nuova legislatura, cioè quella che di fatto è stata una comunione di intenti, non un'alleanza, sono intimamente convinto che non si tratti di un'alleanza. No, no, è una comunione di intenti, sono d'accordo con te. Per conferire alle due Camere le figure apicali, sostanzialmente, quindi... Fico,
e la Casellati, rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Anche se possiamo dire che la Casellati è uscita, diciamo, in seconda battuta, perché in realtà qui, e io devo dire che questo è un aspetto del Movimento 5 Stelle che a me personalmente piace parecchio, non potevano certo contrastare un'elezione della Casellati, perché certamente il centrodestra con i numeri che ha ha il diritto di presentare un proprio nome, però prima sappiamo che c'era candidato Romani, che era un diciamo, La Casellati, poi arriveremo al caso di Fico, la Casellati ha dalla sua il fatto di essere pulita penalmente. Sono le altre cose, anche un avvocato, tra parentesi, uno degli avvocati di Berlusconi, di riferimento soprattutto nella zona del Padovano, perché ne è uno praticamente per città. Longo, Ghidini, eccetera, eccetera. Sì, salvo poi a qualche piccolo voltafaccia nel corso degli ultimi anni, leggi anche Taormina, per esempio, eccetera. E via dicendo. Taormina, che adesso è principe di, come si chiama, una località laziale. Un principe reggente. Beh, non conosco, quindi non ti posso dire. Caso in particolare. Va bene. Di Filettino. Di Filettino si chiama la località. Sì, stavamo dicendo che però la sua di essere pulita penalmente, quindi sì. L'unica figura di spicco o comunque presentabile nel centrodestra, anche dal punto di vista del prestigio personale, perché comunque è una persona colta, una persona che ha un passato professionale, più di tanto passato non è, ma comunque che ha comunque professionalità, un avvocato che controfatto, sicuramente. Berlusconi non è che si serva dell'ultimo arrivato, sì, certo. Questo va detto. D'altronde, visti i suoi problemi giudiziari, ne ha ben donde, viste anche le sue possibilità finanziarie. Poi ha il vizio comunque di far leggere in Parlamento i suoi avvocati, perché questa cosa si è già ripetuta con Ghedini e con altri. Dopo c'è un altro caso particolare che è stato riconferito da altra forza politica. Che poi alla fine brillano per le loro assenze, quindi gli italiani pagano per qualcuno che non c'è. A questo punto la Casellati non ha più la scusante delle assenze, perché come Presidente del Senato non si può permettere di mancare più di tanto, nonostante il fatto che esistano dei vicepresidenti facenti funzione quando lei dovesse mancare. Però va ricordato Romani. Se... Esatto, tra le cose vicepresidente, uno dei vicepresidenti del Senato è Calderoli. Sì. Eletto. Sì. Attenzione. Sì. Attenzione. Quindi la Casellati pulita penalmente dal punto di vista dell'immagine, però mica tanto, perché proprio per essere stata una paladina a spada tratta di Silvio Berlusconi si è macchiata di quantomeno concetti abbastanza discutibili. Di parte. Ma torniamo a quello che hai detto tu, che è correttissimo, sì. Il centrodestra doveva comunque esprimere una sua figura rappresentativa e la Casellati era sicuramente la figura più papabile che avrebbe potuto mettere d'accordo quantomeno Lega e 5 Stelle. Certo. Il PD no, perché il PD avrebbe voluto qualcun altro, ma il PD non si può permettere di dire né A né B, fondamentalmente. Ok. E con questo abbiamo risolto il problema Senato. Sì. Però ci è voluto un po' di tempo, perché Romani non era proprio assolutamente potabile. È incredibile però questo fatto che anche una persona che abbia ricevuto una condanna in tutte e tre le sedi di giudizio possa in qualche modo, ma anche lui stesso, dire io aspiro a questa carica. Prima di tutto tu dovresti dire lasciamo questa carica, ho avuto una disavventura dal punto di vista giudiziario, lasciamo queste cose a chi da questo punto di vista è punito. Non solo non dovrebbe aspirare a questa carica, non dovrebbe neanche sedere in Parlamento, perché come ha fatto notare Crozza in uno dei suoi sketch, è stato molto carino e molto brillante allo stesso tempo, secondo me ha detto c'è stato un concorso per bidelli sostanzialmente, dove era a Latina, non mi ricordo, uno dei presupposti
uno dei sostanzialmente uno dei requisiti era non essere penalmente avere la fedina penale punita. Okay, quindi un bidello per essere assunto a fare il bidello di scuola, pardon, adesso si chiama in un'altra maniera, non si chiama più bidello perché bisogna dare un nome nuovo alle cose. Vabbè, ma sembrare diverse, è molto gattopardesco questo atteggiamento, ma riguarda molti aspetti molto personali. Certo. E quindi il bidello doveva essere magari anche laureato, preferibilmente, perché diciamo, i nostri parlamentari non solo non devono essere laureati necessariamente, ma addirittura possono avere la fedina penale sporca, cosa che trovo assolutamente assurda, perché passi per certi tipi di reato potrei anche arrivare a capirlo, per esempio il reato d'opinione. Ma certo, certo. Tu eri convinto di essere nel giusto, si sa come va nei giudizi, potresti anche avere ragione, ma finisci per avere torto, perché sfortunatamente succede anche questo in Italia, e quindi tu ti ritrovi la fedina penale macchiata, ma magari sei un bravissimo cristiano, non cristiano nel senso religioso, sì, capito, bravissimo uomo, bravissima donna. Certo. Potrei anche transigere su certi aspetti, ma teniamo tout court presente il principio per il quale un parlamentare che quindi fa le leggi, il legislatore, bravo, dovrebbe essere immacolato, sì, in tutti i sensi. Certo. Quindi qua siamo già nell'albo dell'assurdo. Dall'altra parte abbiamo il presidente della Camera dei Deputati, Corrado Fico, laureato eppure incensurato, quindi rappresenta il top di quello che dovrebbe essere l'aspettativa nei confronti del legislatore, il quale non pago di essere immacolato, quindi sotto questo punto di vista ineccepibile come figura, è anche l'espressione diretta del Movimento 5 Stelle, tra altre cose dicono, si dice, dell'ala più sinistroide del movimento. Sì, sì. Abbiamo che fa un gioco per una serie. Contrasto. E anche lui, anche se si può dire così, sostanzialmente un di Battistiano. Sì, sì. Come orientamento. Ma di Battista è un capitolo a parte, adesso, per sua stessa scelta. Anche qui si potrebbero fare N discorsi, ma li lasciamo in sospeso. Quindi abbiamo i due presidenti delle Camere eletti fondamentalmente con l'accordo Movimento 5 Stelle Lega. Sono stati entrambe le forze sono state pedisseque e coerenti con gli accordi intercorsi durante le trattative, per cui tanti voti da una parte e tanti voti dall'altra, ovviamente in proporzione, perché la Camera dei Deputati ha il doppio, esatto, dei membri rispetto al Senato della Repubblica. Certo. Se facciamo eccezione per le cinque figure che sono i senatori a vita. Ricordo a tutti in questo momento, ricordo a tutti che siamo su Radio Saiuz, questa è Grilli per la testa, Alviano Appi, Marco Grilli. Andiamo avanti. Quindi, sdoganata questa prima fase, si apre il discorso governo. Ma in realtà la fase non è stata sdoganata senza l'immancabile polemica, perché subito gli oltranzisti del movimento hanno gridato all'inciuccio e allo scandalo. Non ne parliamo tutti quelli della pseudo opposizione, sì, il PD in giù, o collaterali, tenendo conto anche del fatto che, se non sbaglio, nel caso della nomina di Fico, ben 60 parlamentari tra quelli di Forza Italia, se non ricordo male, si sono espressi, diciamo, in modo negativo nei confronti di Fico. Quindi il centrodestra non ha votato compatto, ha votato compatta la Lega, come ha votato compatto il Movimento. Sì. La stessa cosa si è ripresentata anche al Senato della Repubblica, dove però essere eletta presidente è una forzista. Sì. Sì. Ok? Quindi a questo punto il Movimento ha ragione di dire: noi abbiamo mantenuto la parola su tutti i fronti, loro non si sono comportati bene fino in fondo. La Lega sì, in questo caso, sì, moralmente è stato l'ennesimo trionfo per Salvini.
che ha portato la Lega a livelli mai conosciuti prima, nonostante sia istrionico, ma non da tutti uniformemente riconosciuto come il capo politico della Lega, per quanto lo sia, perché lo è, di fatto, ha consolidato un risultato che nemmeno Bossi si è mai sognato in vita sua. Oltretutto la Lega è il secondo partito d'Italia in questo momento, dopo il Movimento 5 Stelle. In ragione di queste logiche, che sono comunque risicate come maggioranza, se dovessimo considerare entrambe le forze, c'è la possibilità di formare un governo Movimento Lega. E qua si apre la parte complicata del discorso, perché la base del Movimento non ne vuole sentire parlare di una pseudo-alleanza con la Lega, con gli oltranzisti. Tutte le altre forze politiche stanno già gridando ovviamente all'inciuccio. In Forza Italia ci sono dei malumori pesantissimi, perché c'è stato uno strappo della Lega vista l'elezione di Fico alla Camera, ma in realtà potrebbe essere un semplice teatrino anche questo. È andata bene così, perché Fico potrà apportare probabilmente, con buona pace di tutti gli altri, le modifiche che vuole alla Camera dei Deputati, ed è ora che venga fatto questo ragionamento. Altrettanto sarebbe lecito aspettarsi dal Senato, che una forza, la chiamo forza, sopravvissuta all'estinzione per il referendum del 4 dicembre del 2016. Grazie agli italiani. Grazie agli italiani. Che hanno preferito un sistema dove origine c'erano le due Camere, che sempre... diciamo, per ricordare a chi ci ascolta, adesso siamo molto portati a cercare un decisionismo in politica, ma qualche volta, e anzi forse spesso, è meglio avere dei pensamenti e dei ripensamenti prima di dire bene, andiamo in quella direzione. Quelli che in Italia non esistono in realtà, ma di fatto in Inghilterra, per esempio, vengono chiamati checks and balances, controlli, contrappesi. Sì. Quindi avere delle figure che siano collettive o monocratiche, che si bilancino costantemente nel corso della legislatura. Questo in Inghilterra funziona in modo completamente diverso, anche perché ha anche principi di diritto che sono completamente differenti rispetto ai nostri come tipo di impostazione. E anche si parla comunque di una monarchia, non di una repubblica, se di fatto è una monarchia costituzionale. Ma noi siamo una repubblica. Sì, possiamo dire che comunque i padri costituenti avevano previsto per il nostro sistema un bilanciamento dei poteri molto ben pensato. Bisogna dire che nel tempo questo è stato svuotato con l'ingerenza un poco della politica, sia nell'ambito della magistratura, sia nel dare eccessivo potere al governo, dicevamo appunto dei bisogni legislativi e rapidi, sia delle tensioni per andare ad un presidenzialismo che con Berlusconi hanno avuto delle piccole accelerazioni, quindi è stato un po' svuotato il nostro sistema, che non era pensato male se avessimo avuto quell'etica. Cioè, il sistema di suo, e la cosa bella è che è stato forgiato mettendo insieme tutte le forze politiche in modo assolutamente trasversale, e tutte hanno contribuito al successo, uno dei più grandi successi del mondo democratico, che è la Costituzione della Repubblica Italiana, che è una delle carte fondamentali, mi verrebbe da dire la più bella che ci sia, ma è una delle carte fondamentali più belle che esistano nei paesi del mondo. Per cui la struttura era veramente invidiabile. I nostri padri costituenti, ragazzi, erano persone col senno, la cultura e, tra altre cose, un'ottica estremamente lungimirante. Però peccarono di troppa buona fede, purtroppo, visto quello che è successo dopo.
Mi fa ridere che, per esempio, in Senato in questo momento sieda tale Matteo Renzi, che è uno dei fautori dell'abolizione del Senato. Sì, brava. Ma è una delle tante, è una delle sue tante incongruenze, sì. Per cui cosa vuoi? Sta lì a guardare tutte, a questo punto dovrebbe essere sparito probabilmente. Ma sai, si dice che i politici. Cos'era un vecchio film con Robin Williams? Diceva che i politici pannolini vanno cambiati spesso per lo stesso motivo. Va bene. Detto questo, arriviamo al discorso della formazione del governo. Per cui, dicevamo, fonte Messaggero Veneto, abbiamo che domani 4 aprile alle 10.30 il Presidente del Senato Elisabetta Casellati salirà al Colle, seguita alle 11.30 dal Presidente della Camera Roberto Fico, alle 12.30 dal Presidente Emerito Giorgio Napolitano, sul quale spenderei una parola per dire che il Presidente Emerito nella Repubblica Italiana è una figura che non esiste, è stata creata su misura per lui, lui è un senatore a vita, sì. Punto, perché è cessato dall'incarico di Presidente della Repubblica. Certo. Peraltro è una primazia assoluta dal 48 in qua, perché lui è stato presidente per due mandati, uno non completo e uno completo, quindi un settennato, più praticamente un biennio successivamente, sì, sì. Per sua stessa scelta. E anche qui dovremo aprire un discorso, perché di Giorgio Napolitano si è parlato molto e comunque mai abbastanza per approfondire determinate cose. Proseguiamo. Alle 16 le autonomie saranno quelle chiaramente a salire al Colle, perché sono le forze meno votate. Dopodiché salirà il gruppo misto alle 16.45, vediamo già la differenza di tempistica. Gli altri tutti un'ora e sono figure singole. Sì. Questo è un gruppo di rappresentanza alle 16, quindi presumibilmente... Attenzione, poi il giorno napoletano alle 12.30, quindi diciamo lambisce l'orario di pranzo, però fino alle 16 poi nessuno salirà più al Colle, sì. Questo già la dice lunga. Possiamo immaginare un lungo pranzo insieme tra Mattarella e Napolitano, tu dici. Esatto, sì. Ed estensioni. Quindi alle 16 le autonomie, alle 16.45 il gruppo misto, alle 17.30 il gruppo misto prima del Senato, alle 17.30 il gruppo misto della Camera, poi alle 18.30 Fratelli d'Italia, quindi si va in ordine inverso di successo elettorale. Sì. Alle 10 il 5 aprile il Partito Democratico, alle 11 Forza Italia, alle 12 la Lega e alle 16.30 i 5 Stelle. Anche qui che curiosità, dalle 12 alle 16.30 c'è in parte un vuoto che probabilmente verrà riempito, sarà perché Mattarella deve fare un riposino? Data la sua giovane età potrebbe farne anche a meno, visto che Napolitano è ultra novantenne tra parentesi. Tanto per fare un confronto diretto. E chiudiamo appunto con i 5 Stelle alle 16.30. A che ora finirà il tutto? Presumo che se il 4 aprile alle 18.30 entreranno Fratelli d'Italia, alle 16.30 i 5 Stelle ci sarà parecchio da discutere a questo punto. Avranno anche loro un bel lasso di tempo per discutere, si spera. E questo è il cosiddetto, per usare un termine inglese, timing dell'incontro. Cosa succederà? Ma... Di Maio vota per sé, Salvini vota per sé, dove andremo a finire non si sa, anche perché Salvini è aperto alle alleanze, Di Maio è aperto alle convergenze sui punti di programma e qui c'è già una piccola differenza. Sì. Quando si parla di alleanze significa necessaria spartizione di poltrone, nella visione di Di Maio o dei puristi del movimento convergenza significa... Noi dettiamo l'agenda e ci sta chi ci sta man mano che andiamo avanti. Sì, perfetto, okay? Perfetto, molto chiaro. Sì. Questo era il discorso che differenziava nettamente il movimento da tutte le altre forze alleate o meno che fossero. Sì, questo era detto ancora prima in campagna elettorale. Esattamente, e anche questo è stato detto e fatto. Il discorso dei presidenti della Camera e del Senato è stato deviato perché?
perché non c'erano i numeri per esigere la carica, così come non ci sono ancora nemmeno per il governo, perché nemmeno il centrodestra ha i numeri per governare, quindi o il centrodestra si allea col PD e quel che ne rimane, certo, o il movimento deve trovare delle aderenze nella Lega e o anche in altre forze politiche. Diciamo adesso che il PD ha preso questa batosta, il gioco per il centrodestra diventa più difficile, ma senz'altro Berlusconi sarebbe stato una forte sponda, il PD sarebbe stato una forte sponda per Forza Italia, anche se non so quanto la Lega, ancor più che Fratelli d'Italia, sarebbero stati disponibili ad un... Però, sai, su quel piano lì probabilmente dopo degli accordi forse li avrebbero trovati. Va bene, questo è parlare un poco con... immaginare degli scenari, e forse non vale la pena neanche di spendere troppe parole. Adesso siamo al 18:45. Io ti volevo fare anche... Dopo faccio una menzione io una cosa, perché tra le cose è stato molto carino che... ma vai subito. Marco Travaglio. No, vai subito. No, vai subito. Marco Travaglio, che è vulcanico, come si può ben immaginare, sul suo Fatto Quotidiano, dico suo perché nel direttore... lasciamo stare la compagine sociale, dice ci possono essere diverse, sostanzialmente diverse ipotesi, sono già state fatte, appunto lui le elenca, allora, forse in qualche governo modo. Di scopo Lega e governo di scopo possibili solo sulla legge elettorale, secondo il Corriere del 9 di marzo. Manovre sul governo di scopo, spunta l'ipotesi Cottarelli, oggi stimato da Di Maio, Stampa il 12 del 3. Attenzione, Corriere e Stampa. Sì. Governo di tregua, spunta anche il governo di tregua. Con Frattini per un governo di tregua, sul Corriere il 27 del 3. Governo istituzionale. Attenzione, il governo dovrebbe sempre essere comunque considerato istituzionale, perché è una delle quattro istituzioni fondamentali della nostra Repubblica. Bene, Di Maio, piano per un governo senza politici, esecutivo istituzionale per la nuova legge elettorale, sulla Stampa del 13.3, legge elettorale con Lega, Di Maio oggi ora lavora al piano B, eccetera, 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 eccetera. Governo dei vincitori, governo della consulta, governo di garanzia, governissimo con tutti... Governo M5S più PD, governo centrodestra più PD e governo centrodestra più M5S. Poi c'è governo M5S più Lega. Quindi le ipotesi sono purtroppo tutte più o meno papabili in questo momento. In realtà i giochi si stanno già facendo o si faranno nell'immediato, perché qui le cose sono due. Anche se tornassimo a votare, non cambierebbero le cose. Bravo. Quindi, come suggerivi tu, ieri abbiamo fatto una chiacchierata su questo argomento, assolutamente fuori onda, quindi o Mattarella effettivamente decide di conferire l'incarico a una figura super partes, però mi viene in questo momento molto difficile pensare a chi possa essere veramente super partes e che allo stesso tempo coalizzi tutte le forze politiche affinché consentano la formazione di un governo. O alcune, su alcuni temi proprio vitali. Alcune, per la cronaca, Lega, PD e Movimento. Esatto. Stop. Tutti bravo, gli altri sono bravo. Brasso perfetto, di cola. Perfetto. Tutti gli altri perfetto. Sono brasso di cola. O potremmo mettere Lega, Libere Uguali, Libere Uguali e Movimento 5 Stelle. Ecco, diciamo. Ma Libere Uguali non basta per fare un governo? Beh, con Lega arriverebbe. Sarebbe insomma, forse più facile Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Anche. Forse. Ma forse. Diciamo che ci sono dei temi dove potrebbe. In realtà ci sono delle convergenze su più punti a governi, come dire, a equilibri alternati, perché Lega, Movimento e PD su alcuni punti incrociati
potrebbero anche andare benissimo d'accordo se si parlasse di benessere della comunità italiana. Il problema è che qua, per quanto riguarda il movimento, c'è comunque, nonostante screzi, piccole incrinature e gossip, anzi, pardon, pettegolezzo, perché alla fine di quello si tratta, riguardante alcune figure, sono i più puri di tutti. Lo hanno detto e lo sono anche rimasti. Perché chi non è andato bene è stato comunque cacciato. Quelli che sono stati riammessi, secondo me, come dire, rispondono ad una logica di numero necessaria a poter andare avanti su certe cose. Cosa succederà dopo? Lo scopriremo alla formazione del governo. Questo è il mio punto di vista. Qualcuno potrebbe non rimanere dentro. Per il resto, ho un Nazareno allargato, PD, Lega, effettivamente, Forza Italia e quindi di conseguenza Fratelli d'Italia, con mal di pancia più o meno sostenibili da tutte le parti, Essenzialmente dalla Lega. addirittura qualcuno ventilerebbe un'ipotesi PD movimento come più lecita, perché il senso sociale del movimento è molto più vicino a quello Bravo. del Partito Democratico, per quella che dovrebbe essere la Degli sua elettori del estrazione, movimento, degli elettori del Partito se non Democratico. fosse che non si possono vedere perché si sono detti di tutto in campagna elettorale. È arrivato il momento di crescere, però, ragazzi, eh? È arrivato il momento di crescere. Per quanto riguarda la Lega, io non ho sottostime se non per il modus operandi in qualche caso, ma la Lega come movimento invece è il più vicino, dicono in termini populisti, al movimento sostanzialmente. La Lega di fatto era un movimento quando è nata, dopo è diventata qualcosa di diverso, poi un partito tout court nel suo modo di esprimersi. Quindi ormai siamo arrivati al momento limite. Invito tutti a farsi qualche diciamo qualche proiezione di quello che potrebbe essere il risultato di questa cosa. Tra le altre cose avremo un altro bel test nel periodo, che sono alcune elezioni regionali, tra le quali quella del Friuli Venezia Giulia, dove la Lega penso porterà a casa il risultato più clamoroso di tutte le ultime elezioni, perché questo è quello che sta venendo fuori. Ora, ritorneremo sull'argomento per forza di cose. Nel frattempo, io come pseudo-conduttore di me stesso e del programma, ringrazio Alviano, ringrazio a tutti voi per l'ascolto. Ricordo che siamo su Radio Science, queste grilli per la testa. Vi invito ad andare a leggere Science News, che è il mensile, il rotocalco mensile di Science Web. E vi invito a seguirci anche nel corso della prossima puntata. Grazie Alviano per il tuo preziosissimo Grazie a intervento e voi, aiuto. grazie a voi. Buona serata a tutti quanti, grazie per averci seguito. Ciao!